decisamente oggi è brutto tempo. Piove, il mare è grosso. E cosa fa il diportista nautico? Visita l'entroterra. It's without doubt a stormy day today. It's raining, the sea's rough. And what else can you do on a day like this but visit the Naval Museum? Cosa fa lei? Fermo! Cosa pesta? Appena entrato è già... ho pestato una gaffe? C'è già una storia qua? Quando nel 1958... This is where the story begins. In 1958, when this museum was inaugurated after the end of the war. The Navy decided to affirm the indissoluble connection between man and the sea. This is Alberto Menichetti, a sea lover and voluntary worker for this museum. And he explains how the story of the museum starts right from the entrance to the museum. We can see names and outlines of four ships on the floor: Noah, Jason, Ulysses, and Aeneas. We go from biblical times right up to the creation of Italy. We can see a plaque that proclaims, to the men of all time and of all races who have sacrificed their lives to the sea for the good of mankind. We should be grateful to these men. Massimo Polacci, direttore del museo, se mi accompagnerà sulle tracce dei primi navigatori. The captain, the museum's director, takes me around the museum. They look at some of the oldest sailing craft, a Brazilian fishing raft. By using fundamental materials, man was able to tackle the sea and fish in it. Quando ha cominciato a navigare, ha messo assieme una cosa del genere. Riusciva con questi semplici materiali ad affrontare l'elemento acqueo. Poi arrivano gli Egizi. XV secolo avanti Cristo. È una cosa straordinaria. Then, in BC 15, an Egyptian funeral ship, so advanced in its technology. These craft were made from wood without the use of nails at the beginning, as the use of metal was to come later. Perché l'uso del metallo è arrivato successivamente. E dopo cosa ci può essere? E dopo ci sono le navi di altre zone geografiche, come le cinesi, sì. Oppure possiamo ritornare in un ambito... Then there were ships from other parts of the world, for example Chinese ones, or ones closer to us, such as the Viking craft. Lo so, dire un ufficiale di marina, sì. Ma c'è chi dice che i vichinghi sono arrivati in America prima di Colombo. Quindi a navigare erano bravi. A navigare sicuramente erano bravi. Su questo possiamo essere d'accordo. E come era fatta una nave vichinga? Questo è una riproduzione di una nave vichinga. The Vikings. It may be a bit risky to say that to a naval commander, that apparently the Vikings arrived in America before Christopher Columbus. They were doubtlessly excellent sailors. What's a Viking ship like? They look at a reproduction model of a 9th century Viking ship, which was powered by the use of oars, and it also had a sail for downwind use. The boat was very low with a shallow draft. Ma sicuramente la loro resistenza fisica non era assolutamente da paragonare a quella dei velisti attuali. The Viking sailors tended to go with the elements and not against them. They made up for a limited know-how of sailing and equipment with an excellent understanding of nature and the elements. Secondavano sempre gli elementi. Quindi possiamo dedurre che non erano dei grandi ingegneri navali, però conoscevano la natura ed erano saggi. Conoscevano la natura e erano saggi, cosa che non guasterebbe anche ai tempi nostri. Touché, va bene, ho capito. Comandante, questo è il Contiki. Questo è il famosissimo Contiki. Thor Heyerdahl, con questo sì. Lui ha attraversato il Pacifico, dico bene. Ha attraversato il Pacifico. They then move on to a model of the famous Heyerdahl's Contiki raft, another craft which relied on the elements to get across the Pacific Ocean. Sfruttavano principalmente gli elementi, cioè assecondavano di nuovo gli elementi per cercare di effettuare una navigazione. Comandante, scusi, qui hanno spostato il cartellino perché non An Etruscan ship built in 500 BC. Una nave greco-etrusca del V secolo avanti Cristo. Nel senso che ha una chiglia ben determinata, cioè profonda, no? Poi è panciuta, il fasciame è perfetto. È una struttura già di una barca, tra virgolette, moderna. Comunque è incredibile, si scopre che gli Etruschi erano... It has all the design features of a modern ship. The Etruscans were also great sailors. Avete fatto anche i modellini delle sì, ancore? Si passa da ancore veramente primitive come questa che era non è altro che una pietra a cui è stata legata. They look at some models of anchors, from primitive examples of rocks tied up with rope to Etruscan ones that are more advanced.
forma. Molto meglio che quest'ancora etrusca. Qui torniamo al concetto che gli etruschi, insomma, erano tecnologicamente più sviluppati. Sì. Si poteva bloccare, no? Poteva bloccare, poteva offrire una certa presa. È già un passo avanti. È incredibile, questa è geniale, perché questa è un'ancora fenicia. Questi riporti in legno. Then a phoenix anchor, which is designed to grip onto all kinds of seabed surfaces. Beh, qui l'astuzia tecnologica dei fenici si vede. Interessantissimo! E ho visto finora in pratica una sala soltanto del museo. Il museo continua e continuando nella nostra visita. The museum takes us along the complete evolutionary route of the sailing craft. Ma non solo, poi possiamo passare dalla nave a vela, alla nave a propulsione meccanica, fino ad arrivare alle navi più moderne. Right from antique sailboats up to modern powered craft of our own navy. Piccole e grandi scoperte personali. Guarda che cos'è questo, finalmente lo vedo, finalmente lo capisco. Questo è il solcometro, l'ho visto anche in Master and Commander, cioè questo qui viene buttato in acqua. Our intrepid interviewer discovers a solcometro, which is a log device used in ancient times to determine the speed of the boat. 3 nodi, 8 nodi, 7 nodi. Finalmente ho capito come funzionava il solcometro.